Buonasera, eccoci di nuovo negli studi di Nutrirsi di Salute. Questa sera parleremo di alimentazione e disturbi generati proprio dal cibo. In particolare ci soffermeremo su quelle che sono le intolleranze alimentari, un tema molto ampio. Faremo poi la distinzione tra intolleranze ed allergie e soprattutto cercheremo di rispondere ad una domanda davvero curiosa che ora vi leggo. Può un cibo, un componente appunto del cibo, agire sul nostro sistema cerebrale, sulle emozioni e sulle attitudini psicologiche? Ecco, questa domanda cercheranno di rispondere, anzi risponderanno i miei ospiti di questa sera, che sono il dottor Roberto Calcaterra. Buonasera. Buonasera. Lei è medico gastroenterologo e omeopata, esperto appunto di intolleranze alimentari, di alimentazione e di nutrizione in generale, e do il benvenuto anche al dottor Michele Riefoli, che è un dottore in scienze motorie, esperto in nutrizione a 360 gradi anche lei. Buonasera. Dunque, partiamo da lei, dottore Calcaterra, facciamo un inquadramento generale. Noi siamo ciò che mangiamo, ormai certo. Lo ripetiamo molto spesso, e trasformiamo tutto ciò che introduciamo nel nostro organismo, e da qui appunto l'importanza di un'alimentazione sana e corretta, è così? Certo, se parlo da clinico, se devo lavorare su un paziente che viene da me per un raffreddore cronico che non guarisce, una patologia magari non così importante, però se uno ha un raffreddore che non guarisce non è così contento, o una patologia più cronica o addirittura anche un tumore, una neoplasia, non posso non pensare di non dover intervenire sull'alimento anche. Ecco, campo dove invece di solito la medicina lascia un pochettino spazio ad altro. Ecco, io è vero, trasformo quello che mangio in me stesso a livello proprio biochimico, la chimica che poi introduco e che trasforma quello che io mangio in me stesso è relata all'alimento, quindi qualsiasi patologia dovrebbe essere trattata anche attraverso un cambiamento di alimentazione. Quali sono gli alimenti che poi ci possono portare a questo progetto quasi di malattia? Perché sono alimenti che più o meno incontriamo tutti sulla nostra tavola. Non ci si ammala per i semi di zucchero a pannelli, sono alimenti che noi mangiamo per tradizione, per uso, costume, e che il nostro corpo non è in grado in realtà di gestire. Facciamo subito una distinzione: alimenti a cui siamo intolleranti, a cui siamo allergici, ecco, ma di allergia non ci si ammala. Se io sono allergico a un alimento, lo mangerò una, due, tre volte, non diventa parte integrante della mia alimentazione. Le intolleranze invece sono diverse. Allora, sono alimenti che innanzitutto hanno un modo di essere nel nostro incontro, nel nostro corpo, sviluppano una reazione IgA mediata, non IgE. Le IgE sono la reazione acuta. Io sto male con l'allergia entro 5 minuti di solito, non più tardi di 15 minuti. L'intolleranza è silente, passano anche 48 ore dall'introduzione dell'alimento. Quindi è già difficile pensare di star male per qualcosa che ho mangiato 48 ore fa. Faccio fatica a ricordare cosa ho mangiato sabato. Ecco, se io invece continuo a mangiare questi alimenti costantemente, allontano all'infinito questa fase di probabile reazione immediata e mi intossico. Perché non me ne accorgo? Perché il mio corpo, al contatto con questi alimenti a livello intestinale, libera dei neurotrasmettitori simili endorfinici. Per cui questo alimento mi pacifica, mi gratifica, non mi dà un segnale, anzi, diventa spesso l'alimento consolatorio, si chiama psichismo dell'alimento. Finisco per continuare a consumare questo alimento, ma perché nella famiglia tutti lo mangiamo. E tant'è che diventiamo assolutamente abitudinari, certo, in ambito di alimentazione. E cosa facciamo? Perché non ci ammaliamo? Visto perché il nostro corpo è molto provvido, ha 5 sistemi di difesa, che sono il fegato, l'apparato digerente, i reni, i polmoni e la cute. 5 sistemi che scaricano tossine. Quindi noi riusciamo a gestire l'alimento per anni, anche se però vediamo già dei bambini che spesso hanno muco, bronchiti ricorrenti, dermatite, già sospendendo, anche in maniera empirica, un alimento, cominciano a migliorare. Qual è il grosso problema? Che il fegato, come funzione di organo immuntorio, diciamo, dura più o meno 20 anni.
Dopo 20 anni nessun fegato è in grado di metabolizzare ed eliminare tutte le tossine. Problema. Io sono stato clinico medico e patologo per l'inizio della mia attività medica. Ancora adesso la medicina tradizionale non ha un esame strumentale o biochimico che dica quanto il fegato elimini tossine. Quindi l'azotemia del fegato io non la conosco. Quando so che tutto ciò che mi intossica passa attraverso un fegato. Ecco, dopo i 20 anni, magari se sono un atleta, se mi sono trattato bene, magari questa latenza è 30 anni. Ecco, al di là di questo periodo, le tossine vengono passate ad altri sistemi e quindi vado a sovraccaricare l'apparato digerente, i polmoni, la cute, il rene peruteo, perché il rene è l'organo vitale. Questo per dire, abbiamo parlato di questi organi o questi sistemi, che quindi l'alimento è alla base di tutte le malattie dell'apparato gastroenterico, dermatologico, dell'apparato poi cardiovascolare perché è relato al polmone. Dottore, nasciamo o non nasciamo intolleranti o tutti potenzialmente intolleranti, diciamo così? Nasciamo intolleranti, perché ci sono degli alimenti che il nostro corpo, in quanto umano, non è in grado di accettare. Non è vero che crescendo sviluppiamo delle intolleranze perché abbiamo consumato. Noi abbiamo proprio il nostro corpo, ma c'è una sorta di filosofia dietro l'alimento. Ci sono le religioni che ci hanno parlato di alimento, la pratica anche i detti comuni. Noi abbiamo una saggezza rispetto all'alimento che è cambiata. Inciso, purtroppo è cambiata anche la qualità dell'alimento, perché al di là quindi dell'intolleranza, poi vedremo quali sono gli alimenti che a tutti danno problemi, che forse quindi già fin da bambino dovremmo cominciare a escludere dall'alimentazione. Ecco, poi c'è la qualità dell'alimento, noi ci stiamo ammalando in maniera esponenziale perché è scaduta la qualità dell'alimento. Certo, ma qui ci arriveremo magari dopo. Sì. Volevo chiederle, non esiste una vera e propria diagnosi per quanto riguarda le intolleranze? Non c'è un vero test perché le manifestazioni sono così varie, c'è una sensibilità individuale. Siamo in un campo dove non c'è tanta ripetibilità. Poi andiamo, quando uno pensa di avere un'intolleranza, allora magari fa un test, ce ne sono decine, ha un sistema che è già alterato e quindi questi test vanno a pescare alimenti in un sistema alterato, quindi gli alimenti che mangio più frequentemente sono possibile causa di intolleranza. Allora io poi magari tolgo questi alimenti, atto di fede, non facile, ma non lavoro sul sistema che è alterato. Ecco, dopo 2 mesi rifaccio il test, alcuni alimenti potrei rimangiarli, perché li ho esclusi. Nel frattempo ho mangiato altro, nuovi alimenti risuonano come intolleranti. Ecco, cosa significa lavorare sul sistema che è già alterato? Bisogna togliere quegli alimenti che sono veramente cause di intolleranze. Sono 1, 2, 3 al massimo. Io parlo del mio approccio personale, io sono un kinesiologo, un test kinesiologico molto semplice, molto banale, che però va direttamente, è difficile che io trovi una persona che abbia più di 2 o 3 alimenti. Ecco, devo lavorare bene su quelli, poi devo risanare il sistema, quindi parlavo dell'intossicazione profonda del fegato, degli organi, quindi devo fare un lavoro di disintossicazione, disimpregnazione del sistema epatico, là dove non c'è la medicina ufficiale che può arrivare. Allora, se io lavoro bene su quello e escludo gli alimenti che veramente mi danno intolleranza, io comincio a star meglio. Ci sono veramente delle risposte a patologie che non rispondevano a nessuna terapia, che sono familiari. Ecco, perché però, nella per famiglia non c'è. In tante malattie familiari, parlo delle malattie metabolico-familiari e anche alcuni tumori, non c'è il gene. Qual è il minimo comune denominatore? È l'alimento, io mangio quello che mi hanno messo nel piatto e rifaccio lo stesso percorso di malattia. Quindi la vera prevenzione non è fare esami, è cambiare prima di ammalarmi. Quindi la prevenzione è dei bambini e le donne in gravidanza che dovrebbero affrontare questa tematica.
Ecco, lei diceva sospendere quelli che sono gli alimenti che generano intolleranza, però non cadere in un nuovo errore, ovvero non incominciare a mangiare sempre lo stesso cibo. Certo. Certo, il nostro corpo innanzitutto ha bisogno di più nutrienti, la varietà è importante, la stagionalità è importante. Noi abbiamo perso anche un pochettino di vista la semplicità dell'alimento. Io insomma, non sono giovanissimo, mia madre quando ero bambino comprava dall'ortolano, dal panettiere sotto casa, prodotti che arrivavano da lì, non c'era il supermarket, non c'erano cibi che arrivavano dal Sud America tutti i giorni, erano i nostri cibi ed erano variati. Mia madre comprava al mattino per cucinare a mezzogiorno e a sera. Adesso invece arriva di tutto e soprattutto si cade in un'alimentazione che è veramente monotona, che è semplice perché occorre poco tempo per essere cucinata. Alla fine tante persone che io vedo che magari hanno un'alimentazione prettamente di prodotti animali, no? Quindi devono cambiare alimentazione, come farò? Ma poi tu a vedere, non è che mangiano tante cose, mangiano quattro cose queste persone. Ecco, quindi andare a scoprire altri alimenti perché la natura è così provvida che possiamo fare benissimo a meno di mangiare alcuni alimenti, anche perché nel mondo molte popolazioni questi alimenti non li hanno consumati, non li consumano e sono qua ancora a raccontarci che esistono. Ci sono, dottore, degli alimenti particolarmente allergenici? Allergenici o intolleranti? Intolleranti e poi allergenici. Io credo anche, mi permette, è una mia idea, però sono più di 35 anni che faccio almeno medico, che se noi lavorassimo sulle intolleranze della madre e quindi rispettassimo l'intolleranza del bambino, ci sarebbero molti meno allergici. Perché se tu lavori bene sul sistema, io vedo persone che poi smettono di essere allergici alle graminacee piuttosto che all'ambrosia. Ecco, quindi ci sono gli alimenti, ecco, due alimenti su tutti, ma già lavorare su questo non è facile. Sono tra le carni soprattutto, la carne, vabbè, soprattutto la carne di maiale, il suino, e il latte. Ecco, parlare di togliere il latte, io mi rendo conto, togliere il latte vuol dire abolire il latte e derivati del latte, mi rendo conto di aprire perplessità, voragini, però ci sono studi clinici, oltre che evidenze, oltre che se vuole anche sentimenti che poi noi releiamo al latte che però poi finiscono per intossicarci. Il latte è veramente forse, so che sono parole un po' potenti, non ho, è forse la prima causa di quasi tutte le patologie di noi, del nostro popolo occidentale, ma per vari motivi, semplicissimo, la lattasi che a 3 anni perdiamo, quindi il latte è indigeribile per l'essere umano. C'è solo una piccola parte di una, sono gli anglosassoni veri, quelli chiarissimi di pelle, rossi di capelli con le fede, ecco, loro mantengono una quota di lattasi tutta la vita, ma il resto, chi è latino, chi è nero, chi è giallo di pelle, non ha lattasi dopo 3 anni, quindi mangia un alimento con uno zucchero che è indigeribile e che crea una fermentazione interiore. E la fermentazione, in realtà i processi di denaturazione del lattosio sviluppano alcol etilico nel nostro corpo e quindi vanno a intossicare quel fegato. Poi ormoni di crescita, il latte è un animale che fa crescere un bambino da 6, da 4 kg, 3 kg a 60. Ma il latte della mucca fa crescere una mucca da 60 a 600 kg, quindi sono questi grooving factors che al contatto con il nostro sistema immunitario danno sia dei segnali di crescita. Oltre agli ormoni e gli antibiotici che il latte contiene, perché ormai consumiamo tutti i latte derivati del latte di allevamenti intensivi, quindi sono animali malati. Ultima, ma non ultima, è la caseina. La caseina è una proteina cancerogena. Quando facevo l'epatologo, ho fatto una tesi sul piccolo tumore del fegato, no? Quindi chemioembolizzazione verso alcolizzazione verso resezione, quindi dovevamo indurre nel topolino il tumore. Un mese di dieta con il gruviera e il topo faceva il tumore al fegato, perché il topo in natura non mangia il gruviera, mangia anche il gruviera, quasi mai.
Quindi certo. Se tu dai un'alimentazione supplementata del 30% in caseina, vai verso una neoplasia del fegato. Allora non è che il latte fa venire il tumore al fegato, però potenzialmente è cancerogeno. Ma c'è uno studio, lo studio di Ana, per esempio, fatto all'Istituto di Tumori di Milano, che mette in stretta relazione latte e tumore della mammella. Ma se ci pensiamo, ormoni, caseina, lattasi, le donne giapponesi, per esempio, che sono state vegane per 700 anni, fino a 15-20 anni fa, era molto raro facessero il tumore della mammella. Avevano una menopausa felice, perché la menopausa è ormonale e c'è l'osteoporosi. Ecco, la cura dell'osteoporosi, c'è il collega che lavora anche proprio sull'apparato locomotore, è relata all'assunzione di latte, quindi togliere il latte perché acidifica il pH. Alcalinizzare il pH attraverso una dieta vegetale, movimento, luce del sole che ti dà la vitamina D. L'osteoporosi non esiste. Anche è una nostra invenzione. Si dice che per l'assunzione di calcio c'è bisogno, appunto, per l'assunzione di calcio. Di verdura. Esatto. Perché in realtà, vedi, il problema del latte, ma della carne in genere, è che portano un'acidosi metabolica. Noi dovremmo avere un'alcalinità metabolica. Se andiamo a vedere nella scala di valori di alimenti che danno più acidità, c'è il grana, padano, reggiano, non facciamo la carne rossa, si scende la carne bianca, il pesce, i cereali, si arriva poi nel mondo del vegetale dove c'è il massimo dell'alcalino. Ma l'acidosi metabolica è mamma dell'infiammazione. Quindi davanti a una patologia, tutte le patologie sono infiammatorie, già escludere o ridurre, laddove è possibile, questi alimenti vuol dire smorzare il livello di infiammazione e quindi già tutte le malattie cominciano a migliorare, perché anche le malattie cardiovascolari, le malattie delle coronarie, sono malattie infiammatorie delle coronarie. Le placche si formano nella coronaria perché la coronaria è infiammata, se no scorrerebbe via. Quindi lavorare su questi alimenti, il maiale, musulmani, ebrei, buddisti non consumano carne di maiale dalla notte dei tempi, ma anche i cristiani fino al 1263, più o meno, perché compare o scompare un'icona di San Giovanni che protegge il maiale. Il maiale è tossico per l'uomo, dal punto di vista proprio di struttura. Rompe la capacità di leggere il self e non self del nostro corpo, perché a livello proteico è molto simile. L'insulina del maiale, l'insulina umana, è diversa per 3 aminoacidi. Una volta i tendini erano trapiantati dal maiale prima che ci fossero il Kevlar. Il maiale è proprio a livello macroscopico l'animale dove il chirurgo si esercita, è uguale a noi. E in popolazioni, parlo di musulmani, ebrei praticanti, in cui non viene consumata carne di maiale, guarda caso le malattie autoimmuni dell'apparato digerente sono pressoché sconosciute. Morbo di Crohn e retocolite ulcerosa sono pochissimo rappresentati in ebrei musulmani praticanti. Sono molto rappresentati, per esempio, negli ebrei americani, perché hanno perso identità culturale, hanno ripreso a mangiare carne di maiale, mangiano come un americano medio. Certo. Oltre al latte, dottore, ho trovato che ci sono tanti altri alimenti, ingredienti che sono allergenici, per esempio le uova, le arachidi, la soia, il grano, i pesci crostacei, la frutta con il guscio. Beh, questo è... non parliamo di intolleranza alimentare, parliamo di allergia, quindi c'è una idiosincrasità proprio specifica della persona. Bisognerebbe vedere qual è il suo sistema immunitario. Quindi alcune persone questi alimenti danno una reazione molto esagerata perché libero istamina. Però andiamo a vedere, magari i crostacei di per sé sono già ricchi di istamina per conto proprio. Ci sono degli alimenti che veramente tutti dovremmo andare a vedere, soprattutto se è un crostaceo che è stato
che ha nuotato, è stato pescato in mari molto caldi, parlo del sud-est asiatico, e già nasce ricco di stamina. Poi tu lo conservi, aumenta la quota di stamina, lo mangi e stai male, è una reazione allergica importante, ma si arriva all'edema della glottide, ecco. Sulla soia, lì bisogna vedere anche la transgenicità di tanti legumi, perché è un legume la soia, e di tanti cereali. Il grosso problema adesso, non so se ho tempo di parlare, ne apriamo, e non è un prodotto di origine animale, perché nella mia esperienza è sempre il mondo animale che rompe un attimino questo equilibrio tra noi e la natura. Ecco, fa eccezione il glutine, e quindi la parte del chicco, del frumento, dove è contenuta questa proteina. Ed è una specie di emergenza. Io fino a pochi anni fa non vedevo tanti intolleranti al glutine. È una malattia quasi esponenziale. In Italia sono stati dichiarati celiaci fino a poco tempo fa, sono qualche mese che non leggo le statistiche, 483.000 celiaci, che hanno il tesserino, no, per comprare alimenti senza glutine, e sono pochissimi. In realtà però sono stati stimati più di 20 milioni di italiani intolleranti al glutine, ed è un problema, perché chi è celiaco sta bene, non consuma glutine, certo, non si ammala. Il problema è coloro che non sanno di essere intolleranti al glutine e lo consumano, e hanno una serie di patologie, dall'ipertensione alla cefalea, alle patologie comuni dell'apparato digerente, osteoartrosi, che sospendendo il glutine veramente hanno dei risultati a volte clamorosi. Perché? Perché il glutine non è quello che noi consumavamo fino a 20 anni fa, è stato modificato geneticamente. E quindi il nostro intestino lo vede come un antigene, ha una reazione antigenica. Si forma una sorta di film sulla mucosa intestinale che va a incollare i villi, per cui non c'è più traspirazione, quindi una sorta di infiammazione, e su questo film si aderiscono una serie di batteri che poi vanno chiaramente a intossicare, perché in parte penetro. Batteri che, guarda caso, poi noi abbiamo sviluppato, abbiamo nutrito con un'alimentazione. Ecco, noi in realtà non digeriamo, non assimiliamo, non eliminiamo nulla. Lo fanno i batteri che noi ospitiamo nel nostro corpo. Ogni cellula del sistema gastroenterico ha 70 batteri, virus e miceti a disposizione, che lavorano per lui. Quindi veramente forse io c'entro ben poco. Sono i miei batteri che mi danno possibilità di ammalarmi o di curarmi, ma i batteri si nutrono, quindi quello che io mangio nutre quei batteri invece di altri. A proposito di glutine, dottore, dovremmo magari pensare di eliminarlo completamente, o invece in minima parte il glutine è necessario? Se c'è una patologia conclamata andrebbe tolto per un bel po'. Poi, non essendoci un'allergia vera, in teoria alcuni magari cereali che hanno un glutine meno presente, o stanno tornando dei cereali che non sono col glutine ma che non sono stati modificati, quindi torniamo a riscoprire grandi una volta, se consumati in maniera non eclatante e magari integrali, quindi anche lì riusciamo ad avere una fibra che è più importante e meno quota di glutine, in teoria si può anche ogni tanto consumare. Purtroppo noi abbiamo un'alimentazione senza accorgere, in nome della dieta mediterranea, no? Perché poi la dieta mediterranea è pane, pizza, focaccia, la dieta mediterranea è il mare, quindi è pesce, olio, cereali che arrivano dal continente, frutta e legumi, quella è la dieta mediterranea. Ma noi abbiamo bambini che consumano 5 volte al giorno glutine, perché fanno la colazione con i biscotti, poi il pacchettino di crackers, poi a pranzo la pasta magari fatta in casa dalla mamma pugliese, no? Pomeriggio un panino, ma non è che mangiano schifezze, un panino con la marmellata. Alla sera
petto di pollo con mezzo panino, ma questi bambini mangiano solo glutine. E questa è la prospettiva un po' più rosea che lei ha tracciato, di solito non è proprio così. Da non so quante generazioni, vede, mio padre e mio nonno sono cresciuti a riso e a polenta, gluten free, e queste patologie non c'erano. La farina era molto molto poco, la farina raffinata, molto molto poco usata, non c'erano i soldi, non c'erano. La pianura padana è stata coltivata a miglio, riso, all'inizio miglio, poi si è perso, grano saraceno, soprattutto su verso le colline, e riso. E riso. Adesso invece c'è solo mais. E qual è il problema? Quindi il mais, che andiamo a vedere anche cosa è diventato il mais. Tutto il grano che noi abbiamo in Italia arriva dall'estero. Quasi tutto il grande granaio è ucraino, in quella zona dove è ancora presente Chernobyl, oltre quello che è stato fatto il grano. Ecco, per quello che è veramente una specie di bomba orologeria che noi introduciamo. Certo, perché oltre agli alimenti, lo diciamo spesso appunto in questa trasmissione, è importante anche verificare la tracciabilità e la qualità di ciò che portiamo in tavola. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa, rientriamo tra pochissimo con il dottor Riefoli. Rientrati in studio, stiamo parlando di intolleranze alimentari, di allergie, di tutti i disturbi che possono essere generati da una cattiva alimentazione. Ora mi rivolgo a lei, dottor Riefoli, è molto alto il rischio di essere così intolleranti alla nascita oppure di diventarlo? Beh, come ci ha ampiamente anticipato e illustrato il dottor Calcaterra, sicuramente c'è una possibilità elevata che chi è intollerante lo sia già dall'inizio, anche se nel corso della vita, diciamo che io preferisco parlare più che di intolleranza in senso stretto, perché abbiamo visto che ci sono un po' di confusione al riguardo anche dal punto di vista terminologico, no? Per esempio, mi apro una parentesi su quello che aveva detto il dottor Calcaterra, giustamente abbiamo parlato di allergie, le abbiamo diversificate dalle intolleranze. Le allergie sono delle reazioni avverse mediate dal sistema immunitario e sono di diversi tipi. All'interno di queste differenziazioni tipologiche di allergie esistono le allergie di tipo 2, dove invece di essere le immunoglobuline di classe E, quindi le allergie classiche, intervengono le immunoglobuline di classe G, che si comportano come manifestazioni in maniera simile alle intolleranze, che non sono reazioni avverse mediate dal sistema immunitario. Quindi la confusione nasce anche da questo. In più aggiungiamo che ci sono delle reazioni avverse agli alimenti che non sono né allergie né intolleranze, ma che rappresentano, come dire, un disagio, un disturbo anche gastrico, digestivo. Non so, faccio l'esempio della persona che non digerisce i cetrioli o i peperoni. Non è intollerante, non risulta ai test intollerante a quegli alimenti, non è allergico, e quindi che cos'è? Allora bisogna, come dire, secondo me, allargare un attimino la visione e parlare di reazioni avverse, senza nulla togliere a quanto abbiamo sentito finora, che sicuramente è corretto, è pertinente. Quindi nasciamo intolleranti, ci sono delle intolleranze, sicuramente nasciamo, esistono ultimamente, ci sono degli studi di genetica che trattano i polimorfismi, cioè riguardano quelle manifestazioni, diciamo, dell'espressione genica, non tanto del DNA in quanto tale, ma di tutti quei passaggi che portano alla sintesi proteica e quindi alla trasformazione, alla produzione di enzimi, ormoni e quant'altro. Ecco, difetti in queste trascrizioni e traduzioni di tipo proteico possono
far inceppare i complessi meccanismi metabolici di cui l'organismo è dotato. Noi utilizziamo migliaia di enzimi, non parliamo di enzimi digestivi, parliamo di enzimi metabolici, quelli che servono a catalizzare, quindi ad accelerare le reazioni chimiche che servono per la nostra vita, la vita dell'organismo. Quindi quando c'è un difetto nella produzione di questo, può darsi che un enzima non venga prodotto e magari proprio quell'enzima che servirebbe per il corretto metabolismo in un determinato alimento viene a mancare, quindi non ti ammali, non sei intollerante, però quando mangi quella roba lì non stai bene, cioè ti viene mal di testa, ti vengono difficoltà digestive, pesantezza e quant'altro. Quindi ecco, dal mio punto di vista, che è un approccio più di tipo educativo su base scientifica, direi che noi possiamo risolvere il problema delle intolleranze con l'astensione dal cibo, di quel cibo che ci procura un danno, sempre che riusciamo a riconoscerlo, appunto, no? Perché mentre, come dicevamo, le allergie hanno una reazione immediata, le intolleranze hanno una latenza e possono determinare disturbi non solo dove uno se li aspetta, per esempio lungo il tratto digerente, perché è chiaro che se una persona mangia una cosa e poi va in diarrea, capisce subito che c'è qualcosa che è correlato. Ma quando una persona mangia una cosa e, che ne so, dopo 3 giorni diventa irritabile, c'è un calo della vista, gli vengono dei dolori alle articolazioni piuttosto che altre manifestazioni non così evidenti, certo, diventa difficile riconoscerle. Allora, come facciamo per riconoscere, eventualmente per aiutarci a riconoscere queste reazioni avverse? Beh, uno dei metodi che io consiglio è quello di fare un diario alimentare, cioè registrare per un periodo stabilito, magari per 3 settimane, per un mese, io dico almeno un mese, soprattutto per le donne, perché poi nelle donne fertili c'è il problema che le reazioni anche agli alimenti possono essere in qualche modo condizionate dal ciclo mestruale. È notorio il fatto che una donna a un certo punto abbia voglia di mangiare più cioccolato, piuttosto in determinate fasi, no? I dolci soprattutto, certamente. E quindi questo è importante, allenarsi a registrare attraverso la compilazione di un diario alimentare. Al momento che non solo il diario alimentare, ma anche il diario parallelamente di come ci si è sentiti, delle reazioni avverse. Cioè io c'ho, oggi mi è venuto mal di testa, mi segno che mi è venuto mal di testa alle ore 17 e posso andare a vedere cosa ho mangiato nel pasto precedente, ma posso anche andare a vedere cosa ho mangiato nei 24-48 ore prima. Naturalmente non è così facile con una sola rilevazione scoprire, ma se la cosa si ripete la settimana dopo, se si ripete nel tempo, andando a controllare 24-48 ore prima, si comincia a restringere il campo, perché magari capita che c'è una circostanza che si ripete ogni volta che mangio, il formaggio, ogni volta che mangio quel tipo di formaggio ho quel tipo di reazione. Allora comincio a capire che faccio delle prove, sospendo il formaggio e aspetto di vedere se quella reazione compare. Se non compare ho un indizio, magari non ho la prova, però ho un indizio che vale la pena, su cui poter lavorare, e così via. Quindi questo è uno strumento educativo, non è clinico, ma ritengo che sia molto efficace, possa essere molto efficace insieme a una educazione all'attenzione, all'ascolto attivo di questi segnali, di queste reazioni avverse. Certo. Dottor Calcaterra, ci sono degli alimenti anche di origine vegetale che possono determinare delle intolleranze, però si sente sempre più spesso parlare di alimentazione fisiologica. Che cosa significa? Qual è l'alimentazione consona all'uomo? Ah, bene. E qui apriamo...
consona all'uomo. Un'alimentazione, parlavamo prima, equilibrata, varia, un'alimentazione dove ci sia anche la gioia, dove ci sia il colore, dove ci sia il sapore e dove alcuni alimenti magari non dovrebbero entrare. Ecco, quindi non è un discorso, se vuole, vegetariano, vegano o onnivoro, perché io ho persone che sono lì, magari sono scelte di tipo ideologico, persone che sono vegetariani da anni e non hanno eliminato il latte, i derivati del latte, anzi sono parte preponderante della loro alimentazione, soffrono di mal di pancia, di stomaco. Uno è anche magari diventato vegano, sempre per scelte, e non ha cambiato modo di mangiare, ha solo sostituito il panino, invece che metterci la cotoletta ci ho messo l'hamburger di seta. Ecco, finisco per mangiare spesso troppo glutine, per cui io sono vegano ma sono sovrappeso e mi viene il diabete anche. Ecco, quindi è il discorso di trovare un equilibrio tra i vari alimenti. Io credo che magari la macrobiotica, che non è così facile da perseguire, che è relata a una conoscenza antica dell'alimentazione, sia più vicina a un modo di nutrirci, che può anche essere poi nel quotidiano. Macrobiotica parla di i due pasti principali dove c'è un cereale in chicco, e già essendo in chicco, frutta e verdura cotta e cruda di stagione, condita con un buon olio, con delle spezie, e poi c'è la parte proteica, che sono o proteine animali, però c'è solo il pesce, per esempio, che è già diverso da altri tipi di carne, o proteine vegetali, che sono di solito i legumi. Ecco, se noi riuscissimo a avere due pasti articolati in questo modo, lì poi deve entrare magari la capacità di cucinare, di renderlo buono, perché se io mangio un po' di 4 chicchi, un po' di verdura cruda, l'ho cotta e 4 fagioli, mezzogiorno e sera mi suicido. Ecco, però se quei legumi diventano una farinata, se quel radicchio con il riso diventa un risotto al radicchio, già. E io sono convinto veramente che se riuscissimo a mangiare in questo modo, della frutta magari lontano dai pasti, una buona colazione al mattino, io credo che abbiamo tolto tutta una parte di prodotti di tipo animale, abbiamo tolto gran parte del glutine. Ecco, io credo che se uno non si droga è difficile che si ammali. Se certo. Poi fa esercizio fisico, se poi permette anche un certo tipo di esercizio mentale, no? di vedere le cose in un altro modo, ma anche questo tipo di alimentazione porta a una visione diversa della vita, è un'alimentazione alcalinizzante. Allora non è un caso che la meditazione avvenga meglio in un ambiente alcalino. Il digiuno è viatico della meditazione. Ecco, un'alimentazione più vegetale, adesso poi sul vegano poi credo che non sia per tutti così semplice, però il più vegetale possibile porta verso un'alcalinizzazione del pH, verso una mente che è più chiara. Certo. E poi cambia il microbiota, che è quello fondamentale per la parte mentale, è quello, poi l'alimento cambia. Dottor Riefoli, perché è importante abbinare ad una sana alimentazione una buona attività fisica? Beh, allora, innanzitutto l'attività fisica per potersi esprimere ha bisogno di energia. L'energia viene data dal cibo, quindi abbiamo assoluta, come dire, necessità che queste due componenti viaggino insieme, vanno di pari passo. Dal punto di vista della salute, alimentazione e attività fisica sono i due pilastri diciamo più importanti della salute naturale. Certo, se vogliamo approcciarci ad altri tipi di salute attraverso cure farmacologiche, allora è un altro discorso, ma se vogliamo rimanere nell'ambito della naturalità, che è la cosa che io prediligo, preferisco e promuovo da più di 30 anni, alimentazione sana e consona alla natura umana, di cui abbiamo fatto cenno, e attività fisica quotidiana. Sull'attività fisica diciamo sono tutti d'accordo, no? Che porta beneficio, salute e benessere, però viene ancora considerata un'attività
da consigliare nel tempo libero. Il problema è che il tempo libero le persone non ce l'hanno. Quindi bisogna proprio cambiare paradigma, dal momento che l'attività fisica non è solo utile, ma è necessaria. Cioè, se non fai attività fisica ti ammali. Quindi va preso diciamo, questo tipo di attività e va messa nell'agenda quotidiana come una regola igienica. Uno si alza al mattino e si lava il volto, fa attività fisica tutti i giorni. Ecco, però che tipo di attività fisica, dottore? Perché visto che la frenesia del quotidiano ci porta così ad essere sempre molto indaffarati, affaccendati in tante cose, a volte è proprio difficile riuscire a ritagliarsi, diciamo, anche quella sola ora, mezz'ora di tempo per dedicare appunto a del movimento. Può essere utile, non so, abbandonare l'automobile nel garage e quindi andare a fare la spesa a piedi, un esempio? Allora, parliamo di due cose diverse. Una è la sedentarietà, l'altra è l'attività fisica. Entrambe le cose vanno migliorate. È chiaro che a fronte di stare seduti tutto il giorno e in alternativa stare sdraiati, fare qualunque cosa è meglio che niente. E qui parliamo quindi di lotta alla sedentarietà. Quindi il consiglio è che qualunque tipo di lavoro noi facciamo, ci mettiamo lì con il cellulare, una sveglia, un cronometro, ogni ora, almeno ogni ora ci dobbiamo alzare, andare da qualche parte, muovere, far circolare il sangue nelle gambe e fare qualche esercizio per poi riprendere il lavoro. Se viaggiamo in macchina, non più di 2 ore senza fare una sosta. Se possiamo andare, come diceva lei, a piedi invece che prendere la macchina per fare 400-500 metri, è preferibile. Se quando prendiamo la metropolitana invece che prendere la scala mobile facciamo le scale, è sicuramente preferibile, perché sono tutte microattività che contrastano la sedentarietà e quindi questo è sicuramente vantaggioso e benefico. Però dobbiamo abbinare un'attività fisica finalizzata all'attività fisica, cioè ritagliarci uno spazio, se non tutti i giorni, almeno 3 giorni alla settimana, per dedicarci a fare dello sport amatoriale, possibilmente all'aria aperta. È sufficiente andare in un parco, in un giardino, se non è possibile in una strada alberata, non trafficata, dove semplicemente camminare anche a passo svelto, camminare a passo veloce, incrementare il numero delle pulsazioni in base alle pulsazioni basali di ciascuno, di almeno 20-40 pulsazioni in più, per poter avere un effetto allenante, ma non solo allenante, che ci dà, come dire, la percezione di benessere, di stare meglio, ma questa percezione di benessere, di stare meglio, è determinata da tutta una serie di modifiche a livello biochimico, strutturale, che l'organismo, diciamo, si avvantaggia, di cui l'organismo si avvantaggia. Innanzitutto combattiamo la sarcopenia, cioè la perdita di massa muscolare, che soprattutto nelle persone adulte che vanno verso l'età anziana diventa importante. Quindi dare stimoli ai muscoli fa sì che la sintesi proteica venga indirizzata lì dove serve. Se noi siamo fermi, queste masse vanno incontro ad atrofia. Poi abbiamo la capillarizzazione. Noi sappiamo, per esempio, che è molto diffusa questa patologia, no? Ipertensione, no? L'ipertensione arteriosa collegata alle patologie cardiovascolari, all'insufficienza cardiaca, eccetera. E queste patologie vengono enormemente migliorate dall'attività fisica quotidiana, anche blanda, anche diciamo di tipo aerobico, non estremo, no? con un impegno, diciamo, cardiovascolare, certo, del 60-70, anche massimo 80%, non c'è bisogno di fare le gare, no? o di essere maratoneti. Questo perché la capillarizzazione aumenta il letto vascolare e quindi diminuisce la pressione arteriosa in maniera più efficace, più efficiente dell'utilizzo dei farmaci, che comunque hanno effetti collaterali.
attività fisica è in grado di, è il miglior insulino sensibilizzante, cioè contrasta la resistenza all'insulina, che è, come dire, l'anticamera del diabete. Il diabete è un'epidemia che sta coinvolgendo tutto il mondo, ed è difficile da fermare. Si può, cioè, apparentemente difficile da fermare, si cronicizza, ha delle complicanze anche gravi. Parliamo del diabete mellito di tipo 2, per esempio, dove invece con un'alimentazione corretta a base di carboidrati a basso indice e carico glicemico, quindi vegetali, integrali, cereali in chicco, frutta, verdura, legumi, e con un'attività fisica mirata, è possibile far regredire il diabete mellito di tipo 2 e addirittura arrivare alla remissione, nel momento in cui si riesce a perdere peso sufficiente da mettere l'organismo in condizione di non aver più bisogno né dei farmaci, né dell'insulina, né di niente. Quindi bisogna un po' resettare il nostro stile di vita, cambiare le nostre regole. Dottore Calcaterra, siamo partiti dalle intolleranze per poi parlare di allergie, disturbi appunto legati al cibo, sì. Ma in realtà abbiamo un po' spaziato, in realtà è tutto comunque correlato e ci fa capire quanto l'alimentazione influisca sul nostro stato di salute. Ma c'è anche di più. Durante le nostre chiacchierate di qualche giorno fa, lei mi diceva che appunto il cibo influisce in modo molto determinante addirittura sulle nostre emozioni. Cosa significa? Beh, innanzitutto interferisce sul sistema immunitario. Eh? È un altro messaggio, parlavo prima di bambini. Il 90% degli anticorpi vengono prodotti a livello intestinale dalle placche di Peyer. No? Quindi tutta la parte diretta, quindi il sistema di difesa immediato è l'intestino. L'intestino che noi nutriamo. Poi, il 95% della serotonina, che è il neurotrasmettitore del buon umore, non viene formato nel cervello, ma dalle cellule enterocromaffine dell'intestino. Quindi quello che io mangio determina il mio livello di serotonina. E quindi vuol dire che veramente, cambiando alimentazione, io vedo le cose da un altro punto di vista. È il famoso mezzo bicchiere, è quasi pieno, non è mezzo vuoto. E quindi questo cambiamento è già il primo passo per poi poter lavorare un attimino su quelli che sono i conflitti. Perché poi parliamo di malattia, faccio il medico, non è che basta cambiare alimentazione per guarire tutte le malattie, no? Fosse così semplice, allora io divento vegano, macrobiotico, crudista e non mangio più, no. È come avere un bravo psichiatra mi garantisce la salute. Noi siamo molto più complessi, siamo quello che mangiamo è importante. Vede, una riflessione, perché dopo magari non abbiamo tempo, sul microbiota, no? Questo, quello che noi mangiamo nutre questa massa di batteri, e sono 1,5 chili, che vanno a integrare il loro DNA con il nostro DNA nativo. E lì l'innesco di una serie di patologie. Quindi quello che io mangio altera o non altera il mio DNA. Ecco, se io faccio una scelta alimentare, come abbiamo un attimino proposto, è una scelta anche politica. No? Perché se smettiamo di mangiare carne, cominciamo a vedere anche che le coltivazioni intensive andrebbero riviste, diamo un segnale di cambiamento, no? Quindi il mio microbiota cambia, ma noi siamo, ognuno di noi, un piccolo pezzo del microbiota del pianeta, perché ognuno di noi ha in mano anche parte del destino del pianeta. Quello che noi mangiamo, quello che consumiamo, quello che sciupiamo, quello che respiriamo è importante. E se noi facciamo un cambiamento per il nostro microbiota, quindi con una scelta alimentare, è una scelta per l'ecosistema. Da quindi qui noi, dunque, dottore, il titolo del suo libro, certo, Malattia, cibo e destino. Potremmo cambiare non solo il nostro destino, ma forse anche un destino di umanità. Poi quello che c'è dietro la malattia è altro, vede, la malattia, l'alimento è lo strumento biochimico. La parte motrice è comunque la psiche,
almeno in quello che io credo. Perché poi si ammalano tutti gli esseri umani, no? Quindi anche il termine di malattia andrebbe rivisto. La malattia è lo strumento che il corpo ci mette a disposizione per riparare. Non è una fregatura, non è un danno, è il nostro corpo che ci sta dicendo cosa sta succedendo e ci chiede un cambiamento. E invece noi non lo ascoltiamo, il medico non sa tanto aiutarti perché si tende a sopprimere il sintomo. Molte persone non vogliono cambiare, è meglio il farmaco, è meglio continuare a fare quello che faccio e stare bene. Ecco, quindi il cambiamento, e ogni volta che ci ammaliamo, qui noi abbiamo perso un pochettino il messaggio del corpo, no? Ogni corpo ha al proprio interno cellule nervose. Almeno 30.000 neuroni sono ospitati in ogni angolo del nostro corpo, in ogni organo. Quindi ogni volta che, se parliamo di medicina organicistica, ogni volta che un organo si ammala, è il cervello dell'organo che è ammalato, che sta cercando di spiegare al grande cervello cosa sta succedendo. Ma noi non conosciamo il linguaggio, l'abbiamo perso di vista perché i filosofi greci, i medici dell'antichità, ma fino all'Ottocento il medico aveva contatto col corpo, sapeva cosa gli stava dicendo. Tutti i modi di dire, i detti popolari parlano di un linguaggio quasi puerile del corpo, ma lì è la verità. Quindi è una grande comunicazione, certo, quella che ci dà il nostro, certo, organismo attraverso la malattia. Esatto, e come funziona la malattia? Noi, questo ne parlava già Jung all'inizio del secolo scorso, ogni volta che un essere umano vive il dolore, il motivo per cui si ammala il Dalai Lama, o si ammala il campione del mondo di 100 metri, alimentazione perfetta e mente pulita, e c'è la malattia. Perché un certo tipo di dolore, che è il dolore dell'essere umano, non è accettato dall'essere umano. L'inconscio, Jung parlava di difesa eroica dell'inconscio del dolore. Noi facciamo di tutto per non star male, mettiamo la testa sotto la sabbia, neghiamo l'evidenza. Ma la corteccia cerebrale è una sorta di difesa che abbiamo. Ecco, queste sono le neuroscienze che ci parlano. Ogni volta che c'è un dolore, si forma una sorta di cicatrice a livello di corteccia cerebrale, fatta peraltro di aree associative. Cosa vuol dire? Che se io da bambino vedo qualcosa che non dovrei vedere, area associativa della vista, tutta la vita non potrò vedere quella cosa. Se è stata una frase, una parola, un giudizio, area associativa dell'udito, tutta la vita quella frase, quella parola, quel giudizio mi condanneranno. Se c'è un'area motoria interessata, allora vuol dire che io quel gesto non lo potrò più fare, nessuno mi più, potrà più toccare, non posso vedere una persona fare quella cosa. Cosa faccio? Uno schema di fuga da quella possibilità. Che in teoria mi dovrebbe difendere. Esatto, io non voglio più vedere, sentire, rifare, e però mi ammalo. L'organo che si accende mi dice da chi, da quanto e da quanto tempo sto scappando. Quello è il segreto, secondo me, della malattia. Ecco, quindi imparare ad ascoltare di più il nostro corpo. Certo. Siamo in chiusura, dottor Riefoli, lei ha coniato il termine vegani, che cosa significa? Veganic è un acronimo composto da VEG e ANIC, dove ANIC sta per alimentazione naturale, integrale e consapevole, VEG a base vegetale. Quindi confesso il mio conflitto di interessi, sono veganic da più di 30 anni, e quindi mi alimento con alimenti strettamente vegetali. Questo naturalmente è una scelta che ho fatto appunto più di 30 anni fa, dal momento che stavo verificando durante, diciamo, gli anni universitari, stavo verificando varie possibilità per aumentare le prestazioni fisiche, e quindi ho scoperto questo sistema che mi ha dato dei riscontri positivi in questo senso. Quindi un'alimentazione che rispetta l'anatomia e la fisiologia umana. Noi siamo fatti strutturalmente per processare meglio il cibo vegetale, questo lo vediamo da dati di anatomia comparata, dal tipo di dentatura che abbiamo, dal tipo di pH a livello sia salivare che degli organi digestivi, e da tanti altri fattori che adesso non abbiamo il tempo evidentemente di trattare.
Quindi comunque ho scritto un libro che tratta specificatamente questo sistema, si chiama Mangiar sano e naturale con alimenti vegetali integrali, appunto edito da Macro Edizioni. Quindi chi vuole può eventualmente informarsi meglio. Dottor Calcaterra, siamo proprio al termine, in conclusione, rispettare di più il nostro corpo? Sicuramente, è l'unico modo di poter gestire meglio quello che poi è la nostra salute, eventualmente anche quella che può diventare anche una malattia, ecco, un approccio diverso a quella che è malattia, e quindi già curarmi con l'alimento nel momento in cui mi sono ammalato è fondamentale. Poi magari devo anche prendere un farmaco, per l'amor del cielo. Ecco, l'importante è capire il perché mi sono ammalato. Quindi acquisire una maggiore consapevolezza, certo, appunto, del nostro stato. A partire dall'alimento, ecco, però bene, lì poi uno può fare tutte le cure del mondo, ma se si intossica tutti i giorni mangiando, sembra di guarire, in realtà sposta altrove il problema, anzi il problema diventa sempre più profondo, e quindi poi magari mi par di guarire una gastrite e poi dopo qualche anno mi trovo un problema di cuore. Certo, quindi grande attenzione a ciò che portiamo in tavola, soprattutto rispettare la stagionalità e la varietà dei cibi, perché la natura ci offre davvero tantissimo. Benissimo, io ringrazio il dottor Calcaterra e il dottor Riefoli per essere stati con noi. Grazie, arrivederci, alla prossima.